248 km dalla Svizzera fino alla confluenza nel Po. In Lombardia il Ticino attraversa un territorio tutelato per oltre 100 km del suo corso. Oltre 90.000 ettari di superficie protetta, quasi 5.000 specie viventi tra animali, piante e funghi. Il territorio del Ticino include quasi 50 comuni, ma l'istituzione del parco negli anni 70 ha permesso di vigilare sul rispetto dei paesaggi immersi nella natura, malgrado la presenza costante dell'uomo, dall'agricoltura all'industria. Il Ticino segna il limite orientale della Lomellina. L'acqua è un elemento che caratterizza da sempre il territorio, tanto da rendere necessario un lungo lavoro di bonifica per strappare alle paludi terreno fertile da coltivare. In quest'area della pianura padana, in primavera, predomina lo specchio d'acqua delle risaie allagate. La storia della Lomellina narra di signori feudali e nobili casate che si contesero il territorio. Ma alle dispute partecipò solo marginalmente uno dei centri più importanti. Le vicende di Vigevano seguono un altro corso. Il borgo medievale era nato per controllare un guado sul Ticino conteso tra Milano e Pavia. E nei secoli successivi Vigevano rimase legata alle vicende di Milano con le famiglie dei Visconti e degli Sforza. Durante il governo dei Visconti all'inizio del 300 a Vigevano sorsero la Rocca Vecchia e la parte più antica del castello. Per collegare i due fortilizi, due anni più tardi si costruì la strada coperta. Il muro fortificato della strada coperta è lungo 164 metri. Nel 1452 a Vigevano nasce Ludovico il Moro. Pochi decenni più tardi sarà lui a impossessarsi del potere su Vigevano e a lasciarle un nuovo volto di città d'arte. I lavori promossi da Ludovico il Moro inclusero il completamento del castello e la costruzione della Torre del Bramante. Si avviarono anche i lavori per aprire la nuova Piazza Maggiore, oggi Piazza Ducale. Centro della vita sociale e urbana, la Piazza Ducale è considerata una delle più belle d'Italia. Come la torre, fu ideata da Donato Bramante e doveva essere un'elegante anticamera del castello. La facciata concava del Duomo risale al 600 e crea un fondale scenografico che fa sembrare la chiesa al centro della piazza. In realtà, una delle arcate non è un ingresso della chiesa, ma l'accesso a una via laterale. Dal cuore monumentale di Vigevano, il viaggio torna verso il Ticino. Al fiume è legata la nascita della chiesa tricentesca di San Pietro Martire,
Secondo la tradizione, i vigevanesi la costruirono come voto dopo il cosiddetto miracolo del fiume. Si narra che le acque del Ticino si ingrossarono, impedendo l'attacco di una compagnia di ventura bretone. Seguendo il corso del Ticino, il verde dei boschi accompagna lungo il percorso verso Pavia. È un itinerario scandito da due ponti particolari. Il primo, a Bereguardo, è uno degli ultimi esempi in Italia di ponte di chiatte. Alla fine dell'Ottocento doveva essere soltanto un'opera provvisoria, ma resistette per decenni con barche prima di legno e poi di cemento. Le barche, galleggiando, permettono l'attraversamento anche quando il livello dell'acqua si alza. Molto più antiche sono le origini del ponte che si incontra arrivando a Pavia. È il ponte coperto che nel Medioevo sostituì un'antica struttura romana. Ricostruito dopo la Seconda Guerra Mondiale, il ponte collega la città al borgo Ticino, che ha mantenuto nei secoli l'aspetto del villaggio di pescatori e renaioli. Il monumento in bronzo, che ritrae una lavandaia, mantiene viva la memoria della tradizione. Sull'altra sponda si estende il centro storico. Le torri medievali si stagliano sull'orizzonte urbano e ricordano che 1000 anni fa Pavia era chiamata Centunturium. Si narra infatti che contasse ben 100 torri, segno di potenza e ricchezza. I nobili ne facevano erigere una a ogni nascita di un figlio maschio e il messaggio di prestigio era tanto maggiore quanto più alta era la torre costruita. I numeri sono alti anche quando si contano le chiese di Pavia. Una delle più importanti è quella di San Pietro in Ciel d'Oro. Fu fondata nel VII secolo e ricostruita in stile romanico nel 1100. Allo stesso periodo risale un capolavoro dello stile romanico lombardo. Nella Basilica di San Michele Maggiore fu incoronato imperatore Federico Barbarossa e prima di lui, nella chiesa originaria, i Longobardi proclamavano il loro re. A differenza delle altre chiese di Pavia, la facciata è chiara. La pietra arenaria era più prestigiosa, ma anche più delicata. E oggi dimostra i suoi 1000 anni con le ricche decorazioni in rilievo, in parte offuscate dal tempo. L'interno a 3 navate è ampio, maestoso e ricco di elementi decorativi. L'affresco dell'abside rappresenta la coronazione della Madonna che domina sull'altare di marmo. Il pavimento del presbiterio ospita un mosaico che ritrae un labirinto e il re Anno al centro di 12 figure che rappresentano i mesi. Anche le volte delle navate laterali e le cappelle sono ricche di opere d'arte e affreschi aggiunti nei secoli successivi, come la cappella dedicata alla vita di Maria. Nella cripta, i capitelli decorati delle colonne sono un altro degli elementi preziosi della Basilica di San Michele. Ma la chiesa che emerge su tutte è il Duomo di Pavia. La costruzione durò 400 anni. La cupola è la terza per dimensioni in Italia
dopo quelle di San Pietro a Roma e del Duomo di Firenze. In fondo alla Strada Nuova si staglia la mole del Castello Visconteo. La Signoria dei Visconti governò Pavia dal 1359 e diede vita a una delle più eleganti corti rinascimentali d'Italia. Vi soggiornò anche il poeta Petrarca e in una lettera scrisse che il castello era la più nobile tra quante sono le opere moderne. La presenza dei Visconti e degli Sforza ricorda che anche Pavia fu storicamente legata al Ducato di Milano. I nobili amavano trascorrere le giornate fuori città nella riserva di caccia del vicino Parco Visconteo. Qui i Visconti iniziarono la costruzione del mausoleo di famiglia. Era il primo passo verso la nascita della Certosa di Pavia, uno tra i più importanti monumenti rinascimentali d'Italia. Dalla fine del 300 la costruzione continuò fino al 500, contemporaneamente alla nascita del Duomo di Milano. Per realizzarla si iniziò con gli ambienti del convento che dovevano ospitare i monaci dell'ordine dei Certosini. Il fondatore, Gian Galeazzo Visconti, lasciò loro il monastero a una condizione. Parte dei guadagni ottenuti attraverso le rendite, i campi e i terreni doveva essere utilizzata per continuare la sua costruzione. I monaci elargirono per secoli grandi somme per le decorazioni e le opere d'arte che hanno fatto della Certosa di Pavia un monumento di eccezionale valore artistico. Dall'epoca del Ducato, Pavia e Milano si raggiungono attraverso le vie d'acqua. Per secoli Milano è stata ricca di canali navigabili. Operosa e indaffarata, la città voleva far navigare le merci, ma non avendo fiumi, se li costruì. Anche Leonardo da Vinci aveva dato il suo contributo allo sviluppo della rete di canali studiando il sistema delle chiuse. Ma i secoli passavano, la città cresceva, servivano spazio e nuovi edifici. Così gran parte del sistema dei navigli fu interrato. A sud del nucleo centrale della città rimangono soltanto il naviglio Pavese e il naviglio Grande che convergono fino alla Darsena. La vecchia Milano dei navigli è quella delle case di ringhiera, ieri popolari e oggi ambite, tra i ristoranti, i locali per l'aperitivo e gli atelier degli artisti. Ogni mese sui navigli decine di antiquari fanno specchiare le bancarelle nell'acqua. Fino a pochi decenni fa, l'acqua dei navigli era anche una risorsa per lavorare. Oltre alle donne che facevano il bucato, qui nell'Ottocento un gruppo di uomini aveva organizzato un autentico servizio di lavanderia. Per molti Milano è la città dell'oggi e del domani, ma sono tante le pietre che raccontano di un passato lontano. Fu proclamata capitale per 3 volte, della Repubblica di Napoleone e prima di lui dei Longobardi e dell'Impero Romano d'Occidente. Delle chiese paleocristiane di Mediolanum, la più antica rimasta è la Basilica di Sant'Ambrogio. Un luogo simbolico, voluto dal vescovo Ambrogio che divenne patrono della città. Nella cripta si conservano le spoglie del santo e le reliquie di altri martiri cristiani. Dal Medioevo, un atrio porticato precede l'ingresso alla chiesa antica. Thank you.
L'opera di maggior valore è l'altare d'oro. Ha più di 1000 anni e fu realizzato con lamine d'oro, argento, smalti e gemme. Tra le opere più antiche spiccano i mosaici che ritraggono i santi e il sarcofago di un generale romano, Stilicone, che fu scolpito nella seconda metà del IV secolo. Alla fine del 300 iniziò la costruzione di quello che sarebbe diventato il più celebre simbolo di Milano e uno tra i più noti e complessi esempi di stile gotico al mondo. La realizzazione del Duomo richiese secoli di lavoro e continuò fino al 1800 con un tripudio di guglie e pinnacoli che si innalzano verso il cielo. Sulla guglia più alta del Duomo spicca la Madonnina. Tutta d'oro, come dice la canzone popolare, brilla da lontano e domina la grande Milano. Simbolo sul simbolo, la statua ha segnato a lungo il punto più alto della città. L'interno, a 5 navate, potrebbe essere paragonato a un'immensa galleria d'arte, come un museo che si è arricchito con opere di artisti ed epoche diverse. Ognuna racconta una storia, come quella del martirio di San Bartolomeo. La luce fa risaltare i colori delle vetrate dell'abside e delle finestre. Realizzate tra 4 e 800, raccontano storie bibliche e di santi e sono testimoni dei secoli di lavoro al cantiere della cattedrale. Un cantiere che sembrò infinito e che oggi si lascia ammirare in tutta la sua completezza con le oltre 3.400 statue che si susseguono sui muri esterni. Il simbolo del potere religioso sta a pochi passi da quello del potere civile. Il Palazzo Reale è oggi un polo culturale della città. Ma l'emblema più celebre del potere civile di Milano è il Castello Sforzesco. Il più esteso complesso rinascimentale di Milano segue le vicende della città, dall'eleganza iniziale dei Visconti e degli Sforza alla trasformazione in fortezza degli Spagnoli. Anche Napoleone aveva per Milano grandi progetti urbanistici. Del castello fece abbattere i muri esterni, ormai in rovina, e sviluppò le strade intorno a semicerchio. Il foro Bonaparte gettò le basi urbanistiche per la creazione del Parco Sempione, che alla fine dell'Ottocento avrebbe trasformato l'area che prima era una piazza d'armi. Oggi il parco è un polmone verde nel cuore della città e si estende su una superficie di 30 ettari tra alberi, laghetti e sentieri. All'interno del parco l'arena fu inaugurata alla presenza di Napoleone e in quell'occasione la si riempì d'acqua per ospitare un combattimento navale simile agli spettacoli degli antichi romani. Milano riceve ogni anno la visita di milioni di turisti, tra italiani e stranieri, non soltanto per fare affari, ma anche per piacere, dallo shopping alla cultura. Uno dei luoghi più visitati della città è il complesso domenicano di Santa Maria delle Grazie. La chiesa e il convento risalgono al 400
e custodiscono preziose opere d'arte rinascimentali. Cultura, moda, design, tre anime della città contemporanea. Sono tanti i simboli milanesi di capitale economica e del Made in Italy. Il teatro alla Scala, emblema culturale. Il quadrilatero della moda, tempio dello shopping del lusso. La Triennale, fulcro e memoria delle rivoluzioni del design. Il teatro alla Scala, voluto dalla nobiltà asburgica alla fine del Settecento, è simbolo della cultura ai massimi livelli. Dopo il restauro, la sala è tornata a splendere quanto il talento dei migliori artisti internazionali. A pochi passi dal teatro, le più celebri griff del lusso, italiane e non, si concentrano in un isolato tra le vie Monte Napoleone, Della Spiga, Sant'Andrea e Manzoni. Una vetrina, un'altra e un'altra ancora hanno fatto e fanno di Milano una capitale dello stile. Negli anni 50 Milano vive la rinascita del dopoguerra, si rimbocca le maniche e ricostruisce. Crescono nuovi edifici come il grattacielo della Pirelli, altri tornano a splendere dopo i bombardamenti. Rinasce anche la Galleria Vittorio Emanuele, realizzata nella Belle Époque di fine Ottocento con la sua struttura in ferro e vetro. Nel XX secolo si moltiplicano a Milano anche gli spazi per la cultura, dal piccolo teatro, fondato da Giorgio Strehler, al Palazzo dell'Arte, che nasce nel 1933 come centro di riferimento internazionale per le arti decorative e industriali e dell'architettura moderna. L'esposizione triennale trova nel Palazzo dell'Arte la sua sede privilegiata, tanto da lasciargli il nome in eredità. Alla fine del 2007 inaugura il Museo del Design in continua trasformazione. Oggetti da creare, inventare e progettare, ma anche da produrre. Dopo la crescita vertiginosa delle fabbriche, che trasforma migliaia di persone operose in nuovi operosi cittadini milanesi, oggi Milano rinasce ancora una volta. Le ex aree industriali hanno un nuovo volto geometrico e tecnologico. La Bovisa forma i nuovi talenti del design italiano, mentre nel polo della Bicocca nuovi palazzi e spazi culturali hanno sostituito turbine e ciminiere. Il presente è già futuro, con le nuove sfide che mettono Milano di fronte al cambiamento. Ancora una volta, l'ennesima rinascita. Quando le campagne la separavano da Milano, Monza era una residenza estiva della nobiltà. Nel Settecento, Maria Teresa d'Austria fece costruire qui la Villa Reale per invitare i suoi ospiti fuori città. La grande reggia e i giardini erano il luogo ideale per organizzare feste e battute di caccia per gli Asburgo e per i Savoia. In realtà, fare di Monza una sede reale estiva non era un'idea nuova. Ci avevano già pensato i Longobardi più di 1000 anni prima.
La regina Teodolinda aveva fatto costruire qui la basilica originaria, che oggi ha il volto gotico del Duomo. A pochi passi dai 75 metri d'altezza del campanile cinquecentesco si innalza la torre dell'Arengario. Tutte le strade del centro partono da qui e qui conducono. Nel Novecento la fama mondiale della città è cresciuta grazie all'autodromo, esteso all'interno degli oltre 700 ettari del Parco di Monza. Dal 1922 nel circuito automobilistico si è disputata quasi ininterrottamente la tappa italiana del Gran Premio di Formula 1. Monza è il capoluogo della provincia che include la Brianza meridionale, un territorio da scoprire dirigendosi verso i laghi e le montagne della Lombardia. Dalla pianura alle Alpi della Lombardia, il borgo di Montevecchia sorge sulla prima collina della Brianza. Sulla cima del colle il santuario seicentesco della Beata Vergine del Carmelo domina il territorio del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Qui castagne, querce e betulle popolano gli oltre 2200 ettari di superficie protetta. La Brianza deve forse il nome a un'antica parola celtica che significa colle, altura. Grazie al terreno fertile e alla ricchezza d'acqua, è una regione da sempre caratterizzata dall'alta densità di abitanti. Anche Como, tra pianura e montagne, è cresciuta con una solida tradizione industriale e già nel Medioevo la città rivaleggiava con Milano. La Porta Torre ricorda che anche nel Medioevo, oltre che in epoca romana, Como era una città circondata da mura difensive. A un'estremità della cinta muraria si trovava il Duomo. Dalla fine del 300 furono necessari più di 300 anni per terminarlo, con una commistione di stili fino alla cupola neoclassica. Per avere più spazio fu eliminata la parte meridionale del Broletto, il palazzo del Podestà costruito nel 200. Como è la città dove nacque Alessandro Volta. All'inventore della pila elettrica è dedicato il mausoleo che compariva nelle banconote da 10.000 lire. Fin dall'epoca dei Romani, le ricche famiglie patrizie avevano costruito lungo il lago le loro ville. Oggi, come in passato, eleganti residenze sfilano sull'acqua nel verde di parchi e giardini. Come Villa Olmo, polo culturale di Como e sede di importanti mostre d'arte. O come l'ottocentesca Villa Erba di Cernobbio, dove nei mesi estivi abitò anche il regista Luchino Visconti. L'alternanza di borghi e ville affacciate sull'acqua disegna delle cartoline viventi che spiegano l'alta affluenza turistica e la fama dell'Ario. L'Ario è l'altro nome del lago di Como. Di origine glaciale, occupa il primo posto tra i laghi d'Italia per profondità massima e il terzo per superficie. Con la sua forma a Y rovesciata, il lago si allunga dalle montagne alle punte meridionali di Como e Lecco. Al vertice del cosiddetto triangolo lariano, nel punto d'incontro dei rami del lago, si trova Bellagio.
è una delle località più celebri del turismo internazionale e mantiene la sua atmosfera raffinata tra i vicoli del centro storico, le ville nobiliari e la gastronomia di rinomati ristoranti. È il ramo di Lecco, quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, dove lo scrittore Alessandro Manzoni fece iniziare la vicenda dei Promessi Sposi. Il Ponte Vecchio segna l'arrivo in città. È un simbolo di Lecco fin dalla costruzione avvenuta nel 300. Lecco deve il suo volto ottocentesco allo sviluppo economico e industriale. Nello stesso secolo, il grande romanziere Alessandro Manzoni trascorse qui gran parte della sua giovinezza. A Lecco maturò l'idea di narrare la storia dei Promessi Sposi. Dalla descrizione dell'autore è cambiato di poco lo scenario di Pescarenico, un quartiere periferico della vecchia Lecco. Manzoni lo descrive così: un gruppetto di case abitate la più parte da pescatori e addobbate qua e là di tramagli e di reti tese ad asciugare. Seguendo il corso dell'Adda, le rive del fiume si allontanano nei due laghi di Garlate e di Olgiate. L'Adda scorre interamente in Lombardia. Il più lungo affluente del Po si sviluppa per 313 chilometri ed è il quarto fiume italiano per lunghezza dopo il Po, l'Adige e il Tevere. In un punto lo scenario si fa più selvaggio. Il ponte di ferro di Paderno d'Adda scavalca il fiume con un'unica arcata di 150 metri. Quando fu costruito, nell'Ottocento, era il terzo in Europa per importanza, dopo i ponti che il francese Gustave Eiffel aveva progettato in Francia e in Portogallo. Ancora oggi passa di qui una delle vie principali per Bergamo. Anche Bergamo è uno dei luoghi dei Promessi Sposi di Manzoni. La storia della città inizia con la fondazione celtica e continua con un florido municipio romano. A quell'epoca la città bassa si chiamava Suburbia, mentre il nucleo in collina era la Civitas. Negli spazi stretti della cinta muraria, la città alta è un concentrato di epoche. Le vie medievali, strette e in salita, si aprono negli spazi ricavati nel Rinascimento. Due grandi chiese disegnano l'orizzonte del centro storico, il Duomo del Filarete, del 400, e la Basilica medievale di Santa Maria Maggiore. La Cappella a Colleoni è un capolavoro del Rinascimento lombardo. Nel mausoleo di famiglia si trova anche la tomba della figlia del Colleoni, Medea. La cappella fu costruita per volere del condottiero bergamasco Bartolomeo Colleoni. Non meno preziose sono le opere d'arte custodite nella Basilica di Santa Maria Maggiore, la chiesa da cui si ricavò la cappella. Le tarsie di legno realizzate nel 500 da Lorenzo Lotto sono un esempio di grande maestria. Il disegno degli intarsi sembra dipinto, ma si ottiene invece unendo frammenti di legno di diversi tipi e colori. La basilica accoglie anche la tomba del compositore bergamasco Gaetano Donizetti. La concentrazione monumentale della città alta si innalza a pochi passi dalla Piazza Vecchia, con la fontana settecentesca al centro. Il profilo di cupole, campanili e torri si allontana, mentre il viaggio
prosegue oltre le mura della città. Spartiacque naturale fra le province di Bergamo e Brescia, il corso del fiume Oglio passa anche per il lago di Iseo. La scoperta del lago inizia dalla sponda bergamasca, a Sarnico. Il lago di Iseo e Sarnico sono diventati famosi in tutto il mondo in modo principale per il marchio Riva, per il cantiere Riva, perché il cantiere Riva è veramente uno dei marchi nautici più conosciuti e più rinomati al mondo, soprattutto sia per le imbarcazioni attuali, ma soprattutto per le imbarcazioni d'epoca. E il cantiere Ram, che si occupa adesso del restauro di queste imbarcazioni, è riconosciuto in tutto il mondo come il miglior cantiere di restauro di queste tipologie di imbarcazioni. Chiamate anche Rolls-Royce del mare, le imbarcazioni Riva hanno contribuito a costruire l'immaginario della dolce vita. Un successo iniziato con la passione dei primi artigiani. I cantieri Riva sono passati da una fase artigianale a un successo mondiale negli anni 60 in modo molto molto rapido. Nel 1971 i cantieri Riva producevano un'imbarcazione in Mogano finita ogni 13 ore circa, che è una cosa incredibile da un punto di vista industriale. Si è riusciti a passare da un artigianato d'élite con delle finiture eccezionali e si è riusciti a riportare queste caratteristiche anche nella produzione industriale. Nati sul lago di Iseo e destinati a conoscere il mondo, se i Riva potessero parlare, racconterebbero di Sofia Loren e di Brigitte Bardot, di mari da sogno, ma anche del lago di Iseo dove hanno navigato per la prima volta. Racconterebbero della spettacolare strada costiera scavata nella pietra, tortuosa e alta sul lago. E se parlassero come gli abitanti del lago di Iseo, le pareti di roccia a picco sull'acqua le chiamerebbero bonni. Lo sviluppo industriale avvenuto tra 8 e 900 non ha cancellato le tracce storiche dei borghi medievali e del governo veneziano. Elegante come l'Accademia Tadini che si staglia sul lago, fu proprio Venezia a trasformare la cittadina di Lovere in un ricco centro manifatturiero. Il centro storico di Lovere fronteggia le case di Pisogne, un altro piccolo gioiello d'arte con le sue chiese e i palazzi antichi. La mole imponente del corno dei 30 passi domina lo specchio d'acqua sul quale si innalza Montisola. Con i suoi oltre 600 metri d'altezza è considerata la maggiore isola lacustre d'Europa. Accanto alla tradizione della pesca, intorno all'anno 1000, i monaci iniziarono a fabbricare reti per i pescatori. L'attività artigianale prosperò fino ad allargarsi ad altri campi e da qui arrivarono anche le reti delle porte da calcio, utilizzate nei mondiali d'Italia del 90. Da Iseo, il viaggio alla volta del capoluogo bresciano passa attraverso paesaggi diversi per volto e colori. Le sfumature di verde sono quelle della vegetazione di palude nella riserva delle torbiere di Iseo, con gli specchi d'acqua delle vasche di estrazione della torba.
ma c'è anche il verde più brillante dei vigneti della Franciacorta. Le abbazie e i monasteri che ancora punteggiano il territorio rimandano al Medioevo, all'epoca in cui erano i monaci a lavorare la terra, lontani antenati delle famose aziende vitivinicole di oggi. Il nome Franciacorta ricorda che il territorio era una corte franca, dove i monaci non dovevano pagare le tasse ai signori di Brescia. A quell'epoca Brescia si chiamava ancora Brixia, il nome che le avevano dato i fondatori romani. La seconda città lombarda per popolazione conserva molte tracce di un passato lontano. La Brixia romana era un importante centro religioso che aveva tre grandi templi. 2000 anni fa era questo il centro civile e religioso della città romana. Accanto al teatro oggi rimangono alcune colonne del Tempio Capitolino. Gli altri due templi erano molto più grandi e sorgevano dove nel 300 fu costruito il castello. Dall'alto del colle Cidneo, la fortezza medievale domina la città. Nel Medioevo il fulcro del potere civile e religioso si spostò attorno al Broletto e alla Rotonda. Il Duomo Nuovo, al centro della piazza, sarebbe arrivato 500 anni più tardi. La Rotonda è il principale edificio romanico di Brescia. Contemporaneamente semplice e grandioso, è un cilindro di pietra con 8 grandi archi. Nel Cinquecento la chiesa si arricchì di nuovi preziosi elementi come gli affreschi della cupola e l'organo. La rotonda è chiamata anche Duomo Vecchio, da quando fra il 600 e l'800 si costruì il Duomo Nuovo. Entrando in Piazza della Loggia, la torre dell'orologio ospita un complesso con genio meccanico del Cinquecento che indica le 24 ore, le lune e i segni zodiacali su due diversi quadranti. Il tempo è scandito dal battito del martello di due statue in bronzo dette Match delle Ure, ovvero i matti delle ore. La Piazza della Loggia era rinata un secolo prima sul luogo di un mercato medievale. La Loggia era la sede del Consiglio Speciale dell'Aristocrazia ai tempi della Repubblica di Venezia. La storia di Brescia, dalle origini celtiche a oggi, si legge anche nei suoi musei. Il principale polo culturale della città si trova nel complesso monastico di Santa Giulia. Il monastero rappresenta già da solo uno dei tesori architettonici della città. Ma a renderlo speciale sono anche gli ampi spazi trasformati in musei, pagine di un grande libro di pietra illustrato. La statua in bronzo della Vittoria alata testimonia l'età antica ed è diventata un simbolo di Brescia. Un imponente lavoro di scavo ha riportato alla luce le Domus dell'Ortaglia. Queste antiche ville romane stavano sotto gli orti coltivati dalle monache. Nascoste in un ambiente rialzato rispetto alla chiesa,
Per secoli le monache di Santa Giulia hanno assistito alle funzioni religiose senza essere viste. Intorno a loro una straordinaria successione di affreschi. Il coro delle monache si ricavò fra 4 e 500 nella Basilica di San Salvatore. La chiesa ha più di 1000 anni ed è uno dei principali edifici alto medievali dell'Italia settentrionale. Nell'Ottocento il poeta Giosuè Carducci definì Brescia la leonessa d'Italia per il coraggio dimostrato contro gli austriaci. Ma nel territorio di Brescia ci sono altri luoghi da scoprire legati a poeti celebri, classici e moderni. Il poeta Catullo scrisse che non esistono penisole più belle di quella di Sirmione, che si allunga sottile nel lago. E pensare che ai tempi di Catullo la spettacolare Rocca Viscontea ancora non esisteva. All'estremità della penisola, le grotte di Catullo sono i resti di un'antica villa romana. L'area archeologica è tra le più spettacolari ed estese del nord Italia. Il Garda è il primo lago italiano per estensione e uno dei più celebri a livello internazionale. I suoi scorci si lasciano ammirare tanto per l'ambiente naturale quanto per i borghi cresciuti attorno al lago. Uno dei centri turistici più visitati è Salò, protetto in un golfo tra l'acqua e le colline. Nei secoli del governo veneziano, Salò e Gardone Riviera furono tra le località più fedeli alla Serenissima. Fin dall'Ottocento questo tratto costiero rappresenta un luogo privilegiato per soggiorni di lusso. Tra le ville del Garda, la più famosa è la residenza del poeta Gabriele D'Annunzio. Il Vittoriale degli Italiani è oggi una casa museo che ripercorre gli ultimi anni della sua vita, dal 1921 al 38. Nel giardino è ricostruita la prua della nave Puglia, che partecipò all'impresa di Fiume. Le avventure del poeta si leggono anche nel motoscafo antisommergibile che violò le difese austriache e nell'aereo con cui D'Annunzio sorvolò Vienna lanciando 40.000 volantini che esortavano l'Austria alla resa. E poi ci sono le 19 stanze della casa, che conservano un patrimonio di innumerevoli oggetti d'epoca, libri antichi e opere d'arte. Ogni sala ha un nome, come quella del Mappamondo, dove D'Annunzio aveva lo studio. Alle spalle del Vittoriale, le montagne si avvicinano attraversando parte del territorio del Parco dell'Alto Garda bresciano. Altri specchi d'acqua tingono di blu il paesaggio, come il lago d'Idro, che nasce dai ghiacciai dell'Adamello. È un mondo che si innalza sopra le nuvole, un mondo di vette e ghiacci perenni.
il Parco dell'Adamello incontra il cielo a più di 3.500 metri di altitudine, in un territorio che protegge ben 18 chilometri quadrati di ghiacciai. Più a nord, lo spettacolare passo alpino del Gavia si arrampica per 2.651 metri prima di raggiungere la Valtellina e il Parco Nazionale dello Stelvio. In tutti i settori del parco vivono numerosi esemplari della fauna e della flora alpina, come le diverse specie montane del giglio. A ogni altitudine un habitat naturale, dai branchi di cervi nascosti fra le radure alle rocce più impervie, punteggiate dal profilo degli stambecchi. È un viaggio che termina in alto, per poter guardare idealmente ai piedi di rocce e montagne che raccontano da sole tutta la bellezza delle Alpi. Arrivare qui significa toccare alcuni dei punti più alti della regione. Sotto di loro si stende il percorso di un viaggio tra città e paesi, laghi e fiumi, alla scoperta dei tanti volti della Lombardia.